Buonasera a tutti, ringraziamo la presenza, insomma, che segna un po', almeno ci auguriamo, nonostante la situazione, un po' la ripresa di queste attività dal vivo. E iniziamo la presentazione di questa pubblicazione della Fondazione Bullifrog, che in realtà è l'ultimo, almeno fino ad oggi, è l'ultimo atto di omaggio che rendiamo a Giuseppe Scalarini. È un libro, penso che l'abbiate visto quantomeno, si poteva vedere, leggere, scaricandolo dal sito della Fondazione. È un libro particolare, parole e disegni che rende però benissimo l'idea della vicenda specifica del confino di Scalarini, e che è stato arricchito rispetto a una precedente pubblicazione che aveva comunque affrontato lo stesso tema con tantissime nuove vignette, che colgono in particolare i dettagli di questo periodo della vita di Scalarini, ma come sempre rendono con molta efficacia il senso delle cose, insomma, delle sensazioni, i rumori, le preoccupazioni e le speranze. L'interesse per Scalarini è certamente dettato dal fatto che il suo nome si identificava con l'Avanti e con il movimento socialista. Il disegno era un surrogato molto efficace dello scritto, della parola, soprattutto per un popolo in cui gli analfabeti erano ancora moltissimi. Quindi il messaggio era particolarmente efficace, particolarmente potente, e il disegno, soprattutto il disegno di Scalarini, è un disegno che non ha sfumature, che non ha aggetti. Il disegno non ha aggetti, il disegno è un messaggio chiaro, no? Di qua o di là, in sostanza. E se noi, per esempio, prendiamo in esame i suoi disegni nei confronti di figure politiche particolari, ci accorgiamo della violenza, dell'efficacia, no? di questi tratti. Scalarini era un uomo di passione, e quando si trovava di fronte a figure importanti con cui aveva anche un legame significativo, no? di attività, di lavoro, come per esempio Bonomi e Ferri, no? Che sono due grandi dirigenti del Partito Socialista, che poi furono espulsi forse un po' troppo velocemente dal Partito Socialista, no? Tra l'altro sotto la spinta di Mussolini. Quando si ruppe il legame politico, il disegno di Scalarini fu un disegno efficacissimo, senza deviazione. E però questo suo atteggiamento così determinato, no? Questa sua passione, questa sua efficacia particolare nel trasmettere dei giudizi, o anche dei giudizi morali, diventa un problema, in particolare quando l'indomani del cambiamento di linea di Mussolini, no? Che da neutralista assoluto, no?
pacifista senza se e senza ma, assume la linea della neutralità attiva, ecco, quando accade ciò, Scalabrini è puntuale, no? Noi abbiamo la parte del un po', diciamo, l'antifatto, no? Spiega il confino questa vignetta, no? Il Giuda che si accinge a pugnalare il Partito Socialista, che nel caso assume le sembianze, alle sembianze di Gesù Cristo. E questo fu un episodio che probabilmente, cioè adesso non lo sappiamo con certezza, non è che abbiamo elementi documentali e storici che lo dimostrano, ma certamente Mussolini fu molto colpito da questo attacco e serbò un sufficiente rancore nei confronti di Scalabrini per miservargli il trattamento del confino e poi comunque insomma c'è la ricerca di una sorta di morte civile che gli voleva imporre. Il libro dice tutto, insomma, il libro dice tutto e certamente è un libro che, ma non è solo il libro, diciamo, tutta l'opera di Scalabrini è una sorta di illustrazione della storia italiana, delle vicende italiane che si va al di là della guerra e cessa quando muore nel 1948. E il mio compito è semplicemente quello di introdurre questo dibattito e che vede come protagonista inevitabile Nandolini, che è in realtà il custode, no, della memoria di Scalabrini, no? Uno dei il primus inter pares, possiamo usare questa espressione, che ha praticamente non solo raccolto, perché vabbè, raccolto è anche una rivista, ma ha catalogato, cioè ha diviso, suddiviso, ha proprio raccolto per argomento spesso, no? Abbiamo fatto, e poi sempre questo ha generato delle mostre, abbiamo fatto la raccolta di Scalabrini per Dante, Scalabrini su Dante Alighieri, Scalabrini e la Divina Commedia, no? Scalabrini e Fiume, Scalabrini e Milano, Scalabrini e le donne, cioè Scalabrini e la guerra, vabbè, ovvio. Diciamo che il suo lavoro per noi è stato fondamentale perché ci ha permesso poi di tradurre in iniziative pubbliche questo sforzo di raccolta, di ricostruzione, di catalogazione, di spiegazione. Penso che sì, se insisti. No, l'altro Valde, o cambi la cosa oppure è quello. Allora, purtroppo visto l'età, ho fatto qualche piccolo appunto da Cresa, no? I miei volumi non si incontrano. Allora, innanzitutto saluto tutti, ringrazio della presenza e devo superare il tratto del parlare in pubblico, purtroppo è una dote che non ho. Allora, perché rieditiamo le misure? Allora, in prima edizione è uscita nel 92 per i tipi di Franco Vangeli e l'edizione era stata curata da Mario De Michele. Analizzando il vecchio libro, diciamo, abbiamo visto che c'era qualcosa che non andava per il meglio. Prima la copertina riporta un disegno che niente a che vedere col testo. Il titolo, anche il titolo, leggendo sorge qualche dubbio, perché parla delle milizie, in realtà metà dei confini che il nonno ha dovuto subire l'ha fatto in terraferma. Allora, poi il nonno aveva prodotto una quindicina di disegni che sono riprodotti nel vecchio libro. In realtà i disegni, i piccoli disegni, a corredo del testo, sono solo una quindicina su 400 che lui ha fatto. Ecco,
l'unica cosa che di cui possiamo certificare è che il testo non è stato toccato neanche in una virgola. Allora, questo libro è una piccola parte dell'enorme opera del nonno. Allora, dire in 1300 grandi e piccoli disegni, no? 100 articoli sull'Avanti, che hanno un'incisività comparabile al suo disegno. Poi altri disegni politici, libri come Le avventure di Miglio e Mattusalino, che è un inizio, e poi nel periodo dell'ostracismo il nonno ha collaborato ad altri giornali non politici. Ora, questa è una decisione. A noi piacerebbe come famiglia, come fondazione pubblica anche, rieditare i racconti dell'infanzia, no? C'è una bellissima raccolta di circa un centinaio di i racconti illustrati del nonno pubblicato anche su Corriere dei Piccoli. Ecco, riguardo Mattusalino, vedremo di riprendere in esame e vedere se vale la pena di essere pubblicato, no? Allora, sempre nei racconti dell'infanzia, per l'infanzia, c'è una piccola cosa da chiarire. Allora, il nonno ha vissuto a Gavirate per buona parte della sua vita, e a Gavirate c'era anche un certo Gianni Rodari, che era un grande narratore per l'infanzia. Non risulta che si siano mai incontrati, no? Quindi sono stati due diversi vicini, ma non erano avuto contatti. Probabilmente nei prossimi mesi, speriamo che vada in porto, il comune di Gavirate vorrebbe fare una mostra su questi disegni dell'infanzia, presentando sia Scalarini che Rodari. Vedremo come andrà a finire. Allora, io ho già ascoltato troppo, sono già di serra. Prima di chiudere vorrei leggervi un piccolo appunto scritto sul catalogo di una mostra avvenuta a Mantova nel 1965. Io trovo questo scritto molto, molto pregnante, che dice: la sua opera, discussa ed esaltata, temuta ed ammirata nel momento della sua contingente esecuzione per i contrasti che suscitava in opposte fazioni, ora che tanta acqua è passata sotto i ponti, può essere seguita e giudicata con animo sereno in chiave storica e artistica da uomini liberi e civili. Ricordare Scalarini è pertanto ricordare la storia del nostro paese, con le sue luci e le sue ombre, e la mostra delle sue opere non nasce in esaltazione o in odio a idee, ma vuole essere in semplicità un omaggio ad un uomo vissuto in povertà e in coerenza, ad un artista della nostra terra, la cui fama valicò le Alpi per aver saputo, assieme ai più grandi caricaturisti della storia, da Domini a Gros, essere uno dei costruttori della libertà. Dico questo. Che è sempre breve ma efficace nei suoi interventi. Adesso do la parola a Maurizio Guerra, il docente di Brera, che in questa occasione è l'autore della prefazione, rappresenta anche l'Istituto Lucio Padre, che con la Fondazione Publico ha promosso questa iniziativa e lo stesso gruppo. Prego. Allora, intanto buonasera a tutti. E due parole su questo libro e sul lavoro che è stato fatto da Ferdinando Levi, che è un lavoro
appunto nella, nel discorso molto asciutto che ha fatto, non, forse non è emerso per chi non è addentro ai lavori, ma è un lavoro molto importante, cioè quello Scalarini appunto nei suoi, in tutto il suo peregrinare dal, nel corso degli anni del fascismo, viene mandato al confine, riceve il divieto di pubblicare, le sue pubblicazioni appunto avvengono in maniera celata nello stesso tempo però c'è un lavoro di testimonianza sotterranea dello stare al confino che si svolge parallelamente sia sul piano della scrittura, e questo diario ne è l'esito, sia sul piano dei disegni che appunto trovate all'interno di questo testo. E appunto Ferdinando Levi per la prima volta è riuscito a mettere insieme il testo con tutti questi micro disegni che per così dire illustrano l'esperienza di Scalarini confinato. Prima dell'ottobre del 1927, diciamo un momento di svolta all'interno della storia di Scalarini, il momento in cui appunto viene chiuso definitivamente l'Avanti, il momento in cui dopo essere stato massacrato di botte viene poi una volta rimesso si viene mandato al confino, Scalarini appunto contro i divieti, eludendo i divieti che erano imposti ai confinati, disegna e scrive. È un'esperienza che, come dire, tanti confinati, tanti deportati hanno condiviso con Scalarini. Scalarini ha appunto aveva questa grande capacità di riuscire a adesso facciamo scorrere un po' di disegni, di riuscire a con estrema sintesi, come diceva prima Walter Galbusera, a fissare delle situazioni, riuscire a cogliere delle idee con la matita, con la penna. Giustamente De Micheli, che probabilmente è stato il maggiore studioso di Scalarini, nella sua monografia pubblicata negli anni 60 per l'Avanti, poi ripresa da Feltrinelli successivamente, dice che probabilmente proprio con la Guerra di Libia, di cui è in corso qui una mostra, che nasce, lui dice, lo Scalarini maturo, lo Scalarini maggiore. È il momento in cui inizia con lo stile estremamente sintetico, estremamente efficace. Giustamente prima Walter Galbusera ricordava l'analfabetismo del popolo italiano, e Galbusera e Scalarini riesce con queste vignette che venivano pubblicate appunto sulle prime pagine dell'Avanti a cogliere eventi, a smascherare le falsità della politica del tempo, a mostrare a far rispecchiare la condizione degli oppressi dentro a una vignetta. C'è uno storico molto bravo di Roma che ha lavorato sulle vignette di Scalarini, sulla fortuna dell'Avanti quando appunto inizia a collaborare appunto Scalarini.
che in questo caso De Micheli dice giustamente che qui rinasce Scalarini, l'efficacia, la forza espressiva dei lavori di Scalarini era tale per cui appunto da quello che emerge in questi studi le vignette di Scalarini spesso passavano di mano in mano. Non tutti avevano la possibilità di comprare il giornale e quindi queste vignette diventavano come dei, diciamo così, dei santini profani che giravano appunto di mano in mano tra i lavoratori del tempo. Ecco, questa efficacia che Scalarini esprime con forza su tutte le principali questioni, la guerra innanzitutto, poi appunto il fascismo, pensiamo anche a tutta alle vignette, io credo che proprio sul tema della guerra Scalarini sia di una potenza diciamo di decostruzione della retorica, il nazionalismo, la logica coloniale. Ecco, in queste vignette chiunque poteva avere decostruite quelle ideologie che per lo più appunto mandavano al massacro in Libia o sul fronte i cittadini italiani. Il lavoro, così come veniva portato avanti da Scalarini, anche questo è stato ben studiato, credo, da Mario De Micheli, ma magari poi Ferdinando Levi può dirci qualcos'altro. Appunto Scalarini lavorava, aveva un disegno estremamente secco, estremamente asciutto e questo lo distingue molto anche da un altrettanto grande disegnatore come Galantara. Il suo disegno è ancora più essenziale, giustamente dice De Micheli, dentro al disegno di Scalarini ci sono delle idee, sono con poche linee lui riusciva a far emergere una idea. Non puntava tanto sull'effetto, sullo shock, sull'impressione, ma appunto voleva smuovere, aveva la convinzione che il disegno, ovviamente unito a quelle brevi didascalie, quelle brevi note che venivano poste appunto ai piedi della vignetta stessa, avessero la capacità di formare, di far conoscere, di aprire gli occhi. E questa stessa forza la ritroviamo appunto in questi piccoli disegni che accompagnano il testo e che per la prima volta, giustamente nell'edizione di Franco Angeli, io l'avevo appunto letto per la prima volta in quella edizione, era un'edizione molto povera di disegni e oltretutto erano posti in appendice sostanzialmente al testo stesso ma non riuscivano a rendere conto della ricchezza del lavoro che Scalarini fa di nascosto, cercando appunto di non farsi pizzicare dalle solerti guardie che ovviamente tenevano d'occhio tutti i vari confinati e quindi il fatto che sia arrivato fino a noi una testimonianza probabilmente del più grande disegnatore italiano, della esperienza del confino, sia in parole, sia attraverso le immagini che lui
lui stesso appunto di suo pugno ha preso, è evidentemente una un qualche cosa di estremamente prezioso. Il tono di quello che possiamo chiamare una sorta di dialogo è un tono molto delicato, un tono molto sereno, verrebbe da dire, nonostante le condizioni tragiche in cui erano costretti a vivere i confinati. Se nei disegni c'è un'estrema essenzialità e anche una grande forza, i disegni di Scalarini sono estremamente incisivi, non lasciano, si contrappongono con forza al fascismo, al colonialismo, alla guerra fondata, alla logica imperialista e via di questo passo. Il modo di scrivere di Scalarini è un modo molto sottilmente ironico, leggero, delicato, che lascia emergere un lato della sua personalità evidentemente molto differente rispetto a quella che emerge invece dal disegno. Allora mi piacerebbe leggere qualche riga appunto che riguarda l'atmosfera che regnava appunto nei luoghi di confine. Un'altra volta, mentre stavo scrivendo in riva al mare una lettera a casa, passò da lontano un migliete che si voltò più volte a guardare. Che abbia qualche pensiero per la testa, pensai. Tornai in paese con un po' di inquietudine addosso. La sera, nel camerone, c'era una certa agitazione. I miei amici mi domandarono: non sai niente? No, cos'è successo? Hanno denunciato un confinato che stava disegnando al mare. Eri tu? Io? No, io stavo scrivendo. Eppure un milite è andato a dire in direzione che disegnavi. Non lo sai che è proibito? Perché? Perché Lampedusa è zona di guerra, nessuno me l'ha detto. A ogni modo, ripeto, io stavo scrivendo. Stai in guardia che non ti freghino. Passai una notte insonne. Sta a vedere che mi preparano qualche pasticcio. Non prepararono nulla, per fortuna, ma che paura. Quando arrivavano non ce lo dovevano dire che era proibito di fare questo o di fare quest'altro. Lo seguono più tardi dei nostri compagni che erano arrivati prima di noi, come si poteva uscire dall'abitato né scendere al porto quando c'era il piroscafo, né avvicinarsi alle barche, né circolare più di cinque insieme, né trattenersi a lungo nei locali dove si mangiava. Una volta per una cartolina piena di firme, una seconda volta per un'altra cartolina, quella cartina topografica di Lampedusa che si vendeva in tutte le botteghe, una terza per una lettera da casa piena di salute di amici. Il fatto si è, ripeto, che per una ragione e per l'altra vivevo sempre con l'animo sospeso. Ecco, questa idea di animo sospeso, di paura, di lontananza dagli affetti familiari, dall'impossibilità, ricordiamolo, il più grande disegnatore italiano riceve il divieto di pubblicare disegni e scritti. Da quel momento, dalla chiusura sostanzialmente dell'Avanti, da quel momento il lavoro di Scalarini viene azzittito, viene totalmente cancellato. La voce che appunto per tanti anni aveva accompagnato che era stata attraverso il disegno una figura estremamente critica della politica italiana, della politica internazionale, viene cancellata, viene, e soltanto appunto faticosamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo la liberazione, Scalarini tornerà a lavorare. Ancora voglio leggere un breve passo che dà, credo, un po' il tono del diario. Chi non legge non vive, dice un proverbio tedesco. Fra una lettura e un'altra raccoglievo gli appunti per questo libro, ma ogni stornire di foglie aprivo il sacco della paura e li bruciavo, benché non contenessero, come si vede, niente di male. Ma erano così sospettosi i nostri custodi. È arrivato un ispettore di pubblica sicurezza. Sul fuoco gli appunti. Corre voce che ci saranno degli arresti. Sul fuoco gli appunti.
li avevo distrutti e tornati a raccogliere 4 o 5 volte. Quando partì, ne nascosi un po' nelle bambole delle bambine, un po' nei gomitoli, un po' nelle buste della magnese e un po' nel ventre di un pollo arrosto. Pollo con ripieno di isole. Ecco, questo tono appunto leggermente ironico e scanzonato anche sulla propria condizione è un po', dicevamo, il tono che accompagna tutto il diario, dalle prime pagine fino alle ultime. Ecco, un tono diverso è invece che rende molto meglio conto, diciamo, dello Scalarini disegnatore e delle vignette dell'avanti, e quando appunto Scalarini cerca di spiegare come lui disegna le vignette in modo particolare che riguardano l'ebbrezza patriottica e guerra fondaria. Scrive Scalarini in un appunto: si prende dello spirito nazionalistico e dello spirito sportivo. Ottenuto questo, con la distillazione di un pallone da calcio, di una gomma da bicicletta e di un guantone da pugilato, vi si aggiunge un po' di inchiostro, dello spirito da ardere, dei ruderi romani polverizzati, del fumo concentrato, della muffa, delle foglie d'alloro e di quercia, della limatura di ferro e d'acciaio, della polvere di cannone, e si getta tutta questa roba nell'acqua bollente del Mediterraneo e dell'Adriatico. Vi si lascia un po' di tempo e poi si cola. Quando si è raffreddata si versa, mediante un imbuto, nella bocca del paziente, e in questo modo appunto si ottiene il popolo italiano inebriato di nazionalismo e con la voglia di andare a occupare paesi lontani. Appunto, probabilmente la fase più, dicevamo, più felice della produzione di Scalarini, che aveva partecipato insomma a innumerevoli imprese editoriali a Mantova e poi anche in giro per il mondo, quando era stato costretto a scappare in Germania, in Austria, in Belgio, è il periodo che appunto sostanzialmente dal novembre del 1914, quando appunto inizia la collaborazione con la collaborazione stabile con l'Avanti, che lo porta a disegnare una quantità veramente infinita di vignette, che tra parentesi trovate sul sito, che a mio avviso è uno strumento importantissimo, scalarini.it, dove avete sostanzialmente modo di viaggiare dentro al mondo di Scalarini, alle sue vignette, ai suoi libri, e dove ci sono anche tutta una serie di riferimenti bibliografici estremamente completi e fondamentali per chiunque sia interessato ad approfondire la questione. Ecco, De Micheli scrive, a mio avviso giustamente, che Scalarini con i suoi disegni vuole toccare la ragione, l'intelligenza, vuole risvegliare la riflessione, mostrare come si scopre la verità sotto le apparenze, come si smaschera la natura selvaggia dello sfruttamento e dell'inganno capitalistico, che tenta di nascondersi sotto apparenze di civiltà, di miti eroici e di tradizioni gloriose. Ecco, questa attività instancabile di decostruzione dei miti, delle forme di incantamento che appunto la politica novecentesca ha messo in atto, la guerra, il colonialismo e ovviamente di cui poi il fascismo è stato forse il precipitato più importante, ma anche l'anticlericalismo, il tema della lotta di classe, che in Scalarini è sempre molto forte e accesa, e che assume davvero dei toni che a volte si fa fatica che un uomo così
come si apprende dagli appunti del diario, così, verrebbe da dire, mite, così sereno con se stesso, avesse poi una forza e un'incisività e anche una carica così forte che appunto nei disegni, nelle vignette emerge con una grande evidenza. Un'ultima cosa mi premeva raccontare appunto del modo di lavorare di Scalarini. C'è un ricorrere, un ritornare, ci sono dei veri e propri leitmotiv all'interno dell'opera di Scalarini. Molti hanno notato che l'insistere su determinati temi, pensiamo appunto al bestiame di Scalarini, il pesce cane, il lingue maiale, cioè una delle mie vignette preferite, è in verità una sorta di stilizzazione e anche una demitizzazione del famoso quadro sulla guerra di Franz von Stuck, dove appunto c'è un cavaliere che si muove e il cavallo cammina sostanzialmente su un mare di cadaveri. Ma l'immagine è comunque un'immagine di gloria del soldato che torna dalla guerra. Ecco, Scalarini prende questo quadro, Scalarini conosceva molto bene la cultura tedesca, anche volente o nolente c'era dovuto andare, era collaborato con delle riviste importantissime, tra cui appunto Lustige Blätter, eccetera, e lui riduce questa immagine in maniera iper essenziale appunto a un pingue, un enorme maiale che schiaccia questo cavallo, e però appunto è rimasto solo questo, il pingue maiale e il cavallo che viene schiacciato dal peso di questo maiale che si è evidentemente arricchito sulle spalle di coloro che hanno fatto la guerra. Ecco, questa essenzialità del disegno di Scalarini, probabilmente qui sta anche l'efficacia, la forza del suo disegno, e anche il fatto che queste vignette non sono, per certi versi, non sembrano, non hanno perso della loro forza e della loro capacità critica, viene proprio da un lavoro che Scalarini faceva sul ritorno sul tornare, nel trovare appunto delle figure che diventano essenziali e che si rinviano reciprocamente. Non è un caso appunto che De Micheli notava che, ma poi chiederemo a Ferdinando se può confermarcelo, che Scalarini lavorava essenzialmente montando insieme le vignette e quindi riutilizzando spesso materiali che aveva già utilizzato per altri lavori. Ma questo appunto non è un depotenziare, nel caso della vignetta, il lavoro, ma casomai dargli forza. Grazie. Una sorta di pedagogia magari antifascista,
No, i disegni, diciamo, i disegni per l'infanzia sì, hanno sempre un fine psicologico più che ideologico, e quindi in modo sono molto belli, e veramente se ci fosse la possibilità di ripresentarli al pubblico noi ne saremmo veramente contenti e onorati. Teniamo presente che buona parte di questi disegni negli anni 30 sono stati pubblicati su Corriere dei Piccoli, no? E quindi hanno già avuto una divulgazione. Vorrei dire ancora due parole, perché nella fretta prima ho dimenticato due cose importanti. Allora, d'accordo, io sono stato la mente di questa riedizione, però il braccio è stato il mio genero Antonio Peruzzi, è stato lui che ha pulito tutti i disegni, li ha ordinati, quindi buona parte dell'uscita di questo libro va anche a lui. Bravo. Seconda battuta, devo ringraziare naturalmente la Fondazione Curicio, che praticamente ha adottato il nonno e l'ha seguito in mostre e pubblicazioni come queste. E poi, infine, devo ringraziare anche il Centro Studi di Ustica. La famiglia Scalarini è stata molto vicina a questo centro studi. E ultima razza, noi siamo stati diverse volte a Ustica da turisti, no? Abbiamo ripassato tutti i posti dove il nonno è stato confinato, e in una delle nostre visite diciamo a Vito Aivara, che era il direttore di questo centro studi, avevo fatto presente perché non dedichiamo una via o la possibilità su una strada, su una casa, di mettere una vignetta di Scalarini, e ci penseremo. L'anno dopo, quando sono arrivato, mi ha preso per mano e ha detto: vieni con me. Siamo andati. Sì, non sono come le lumache, e niente, vieni a vedere, ci ha portato nel posto più panoramico di Ustica, e fa domani noi inauguriamo Giuseppe Scalarini, cosa che regolarmente è avvenuta. Quindi ormai sono esaurito e basta, chiudiamo. No, se qualcuno ha qualche domanda è più facile rispondere domande che non parlare. Io ce l'ho una domanda. Dimmi. Perché speravo che ne parlassi tu. Una cosa che apre il libro, un disegno che apre il libro, è un vaso di fiori. Sì. E tu della famiglia non hai parlato tantissimo, come io mi auguravo. È più giù, Maurizio. C'è questo vaso di fiori che rappresenta... Sì, il vaso di fiori. Sì. Poi sotto abbiamo anche la fotografia di Nando Levi con la sua nonna Scalarini. Tanti anni fa, troppi anni fa. Ecco, la domanda è questa, cioè più che una domanda, cioè la domanda che tu, se vuoi, racconti un poco di questo grande legame che aveva il nonno con Carolina, con sua moglie, con le sue figlie, e come forse, almeno a me è sembrato, in questo libro, perché non viene fuori evidentemente dagli disegni delle avanti, venisse fuori questo profondo affetto familiare, questo profondo legame familiare. Se ce lo racconti. Allora, dunque, il nonno e la nonna hanno vissuto praticamente tutta la vita. Non erano sposati, però una cosa che mi ha colpito moltissimo, che mi colpisce moltissimo, è che il nonno era, diciamo, ateo quali altri, no? A parte che qualche espressione come rappresentare Gesù come il primo socialista l'ha fatta,
vogliandosi lasciato andare. In punto di morte la nonna ha chiesto a Raini di sposarlo. Allora, non so la nonna a che livello fosse, a livello di religione, però il nonno aveva la possibilità di sposarsi anche civilmente e invece no, si è sposato col rito religioso, e questo per me è stato un esempio di apertura mentale, molte cose. Non piange. No, non piange, no. Come parlare in trauma, quindi sono già contento di essermi salvato. Niente, tornando al discorso di Ferri, purtroppo noi col nonno nel periodo che lui non faceva disegni politici, perché sono l'anno 33 e lui praticamente faceva solo i disegni per l'impatria o... E quindi, però analizzando la sua opera, i disegni anche i originali che abbiamo in mano, sovente vediamo tagli, magari prendeva una testa, la metteva da un'altra parte, quindi è stato un po' un lavoro di intarsio, ecco. Quindi era una delle sue tecniche. Vabbè. Sì, chissà cosa avrebbe fatto adesso con le nuove tecnologie. Ah, mostruosità. No, a parte che mi ripeto che allora il nonno ha avuto lo stragismo praticamente nel 26, no? E quindi non ha più fatto disegni. A lui sono fuggiti dalle mani la guerra di Spagna, l'avvento del nazismo, la grande guerra, no? La seconda guerra mondiale. Quindi i disegni sono 13.000. Se avessi avuto queste possibilità di documentare tutti questi eventi, ne avrei fatti 30.000, 50.000, meglio così che non lo cercavi. Va bene, io ho finito. Sì, in realtà, scusa, volevo... bisogna ricordare che magari studiare meglio anche l'attività di svolta dopo la guerra, anche se è limitata e circoscritta, e però segna, cioè questo è un dato politico rilevante, segna un cambiamento di linea politica, no? Perché storicamente Scalabrini era massimalista, no? Sì, però gli ultimi suoi disegni. Gli ultimi disegni lo trasportano in un mondo nuovo, no? Nella socialdemocrazia. Nella socialdemocrazia. Anche lì è stato. E sì, segnale, a questo punto sì, è molto importante. Questo mi ha molto colpito. Qualche disegno che ha fatto in occasione delle drammatiche vicende, almeno per l'Italia e per gli italiani, i rapporti con tutto, no? con la Jugoslavia. E lui scende in campo come è sempre fatto, no? Voglio dire, Tito diventa un bersaglio, no? Ma non solo, ma lo scontro lui lo porta sempre anche sul piano culturale, no? C'è una vignetta molto significativa che magari oggi verrebbe giudicata in altri termini, visto che siamo nella logica della cultura del cancellamento, no? Della cancel culture, e disegna il confine tra Gorizia e Nova Gorizia, e c'è un negozio italiano accanto ad un negozio slavo. E allora, il negozio italiano, anche, ricordo quel libro, credo perfettamente, no? Guardate, il negozio slavo, una serie di polli appesi, no? Come? Quindi, molto efficace, molto diretto e molto presente nel suo tempo. Cioè, poi riprende il tema della guerra, però in quel caso l'elemento fondante è la minaccia nucleare, no? E poi abbiamo trovato anche queste
queste vignette sull'Islam, che non so, forse siamo andati un po' troppo in là, insomma, per interpretarsi, che però potevano, come dire, dare l'idea della messa in luce del pericolo dell'integralismo islamico. Però questa è un'interpretazione che io probabilmente infondata, non so se lo sapremo mai. Un altro aspetto dell'opera di Scalabrini è che lui prevedeva le cose, cioè ci sono delle cose che fanno la prevedere. C'è una vignetta del 1926, non da ieri, 100 anni fa, che dice il risveglio del colosso cinese. C'è questo cinese sdraiato con su tutti i vari stati allora in auge, cioè gli Stati Uniti, Inghilterra, Francia, che pranzavano sul suo petto, no? E dice, quando il cinese si sveglierà, i banchetti saranno finiti. Sicuramente, cioè 1926, quindi 100 anni fa. Un'altra vignetta che dice l'apertura mentale del nonno è una vignetta del 46. E c'è una ramazza, sulla ramazza c'è scritto Stati Uniti d'Europa, e dice gli Stati Uniti d'Europa spazzeranno via tutti i confini, e questa ramazza fatta dei confini, il genio di Scalabrini è rappresentare i confini, no? I confini lui ha rappresentati col simbolo che c'era sugli Atlanti, no? Puntini e crocetta, no? E dice gli Stati Uniti d'Europa spazzeranno via i confini e non ci saranno più guerre, cosa che veramente è avvenuta tra i Balcani, che lì ormai è guerra fece. Basta, finito. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Io vorrei fare una piccola aggiunta, cioè che il lavoro di Scalabrini non è stato solo una critica politica e storica al suo tempo, la critica allo Stato autoritario, la critica l'idea della guerra come affermazione, ma il suo lavoro contiene una vera e propria etica, e cioè una sua idea del mondo e di come potrebbe essere e di come si potrebbe fare. Questo. Sì, io ho una grande gioia che il nonno non sia vissuto in questo periodo di vita, che se no avrebbe sofferto troppo. Dopo i tempi cambiano e bisogna durare. Va bene. Grazie.